E nulla, siccome sono un po' un cretino e volevo trovare un altro posto dove mettere la facecam, però non mi sono accorto che tipo quando mi abbassavo per giocare mi tagliava tipo dalla bocca in giù e nulla, si vede un po' maluccio per questa serie, quindi boh, vedrò di sistemare. Godetevi il video. Safe and happy you will be away from home. Now let us run. We think now you'll have so much fun. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di due spezzoni di questa nuova serie sul canale. Stiamo parlando di Pokémon Hypnos Lullaby, una Chrome Creepy che ho scoperto solo recentemente, ma che è comunque un gioco abbastanza datato e sinceramente lo reputo uno dei migliori, una delle migliori a Chrome dal punto di vista creepy e dal punto di vista di come è effettivamente realizzata. E nulla, questo è il secondo video della giornata, questo perché, ragazzi, dato che l'estate sta finendo, volevo concludere questa ultima mia settimana di vacanza, perché poi, naggia, ricomincerà la scuola, con, diciamo, una maggior quantità di video, e quindi volevo provare a proporvi 2/3 secondi video al giorno. E nulla, due di questi tre video saranno occupati da questa nuova serie che spero vi piaccia. Vi invito fin da subito a lasciare un mi piace e a commentare dopo aver visto il video. E infiliamoci subito in questa nuova avventura, ringraziando i filmati che ripartono. E nulla, come sarà, come è, anzi, perché l'italiano è importante, facilmente prevedibile, questa Chrome tratterà della creepypasta legata al Pokémon Hypno. Ok, qua ci dice qualcosa. Non tutti i Pokémon sono amichevoli. Molti di loro possono attaccare le persone, addirittura ucciderle. In particolar modo i Pokémon più intelligenti. Questi possono addirittura commettere atti caratteristici, degli umani, sapendo quello che fanno. Recentemente molti bambini sono scomparsi a Terzisola. Nessuno sa che cosa sia successo, né tantomeno cosa fare. Alcuni testimoni ammettono che un Pokémon giallo li abbia rapiti, hanno visto che un Pokémon giallo li ha rapiti, attraendoli con la sua voce. Possono i Pokémon commettere un crimine esattamente come gli umani? Lo scoprirai molto presto. Fai attenzione a dove vai e cosa fai. Il pericolo è sempre dietro l'angolo. La tua ricerca inizia adesso. Ok, signori miei, ho già giocato questa Chrome, la conosco. Ve l'ho voluta proporre appunto perché, siccome avevo intenzione di riproporre il tema creepy sul mio canale un po' più insistentemente rispetto al solito, difatti mercoledì, oltre a uscire il secondo episodio di questa serie, uscirà anche un video molto particolare in cui ho pensato di unire due format, diciamo, abbastanza importanti in uno solo. Ma comunque, l'introduzione del professor Oak è sempre la stessa, ve lo assicuro. Qui, benissimo, abbiamo il nostro personaggio che chiamerei Creepy, come al solito. Io, ragazzi, non capisco una cosa. Vedo gente su Rosso Fuoco dove i nomi dei personaggi sono in maiuscolo, chiamarsi in minuscolo. Questa cosa qua non ha senso. Hashtag free maiuscolo. Hashtag free maiuscolo nei commenti. Questo è mio nipote. Ah, ok, perfetto, non è esattamente uguale. È scomparso nel bosco baccoso. Puoi aiutarmi? Qual era il suo nome? Ok, allora, dato che è stato rapito da Hypno, evidentemente, ma Hypno rapisce solo persone piccole, lo chiamiamo Frost. Ciao Fabietto, ti voglio bene. Adesso sicuramente dopo aver visto questo video mi manderai bei messaggi su Telegram barra WhatsApp insultandomi. Aiutami a trovare Frost, perfetto. Creepy, conto su di te per trovare mio nipote. Ricordati che a volte i Pokémon possono essere pericolosi, quindi fai attenzione. Ok, perfetto, dovremmo apparire nella nostra camera, che poi non è la nostra, adesso vedremo. Ok, non ricordo se si potesse interagire con qualcosa di particolare qua dentro, ma penso proprio di no a sto punto. Comunque gli episodi. Ah, un ritratto di papà. Dicevo, direi. Sapete che quella cosa lì non mi ricordo esattamente mio papà. Comunque, saranno episodi molto corti questi, perché comunque potevo farlo anche interamente, tipo in un episodio da 25 minuti, però poi ho pensato che forse sarebbe stato un po' pesante un episodio di un gioco creepy di 25 minuti. E nulla, proseguiamo. Qua dovrebbero esserci due starter che sono molto particolari. Adesso vi faccio vedere. Vulpix, che ovviamente è quello che prendo, e Meryl.
Allora, perché vi dico che sono starter molto particolari? Adesso lo vedrete. Vuoi dargli un soprannome? Ma sì, raga, diamogli un soprannome, perché no? Non lo vedete neanche nella sidebar, adesso vi spiego anche perché. Tra l'altro fatemi sapere cosa ne pensate di questa sidebar un po' particolare che ho deciso di fare. Vulpix lo chiamiamo, Kitsune sarebbe mainstream, lo chiamiamo Cursed, maledetto. Giusto per stare in tema col gioco creepy, lo chiamo Cursed perché, come sapete, la leggenda di Vulpix e delle sue 9 code, o meglio, per meglio dire, di Ninetales in realtà sarebbe, leggenda di Ninetales e delle sue 9 code, che ogni qualvolta venissero toccate scaglieranno una maledizione contro chi ha osato fare tale gesto orribile. Perché vi dico che gli starter sono molto particolari? Perché, come vedete, non ci sono, cioè io non ho una lista dei Pokémon. E appariranno solo casualmente in alcuni dei momenti di questo gioco. Ok, qua c'è addirittura un'ambra antica, penso. Quello che è, sì. Ok, e come vedete la stanza è ovviamente diversa da quella di casa nostra, perché ci troviamo a Tree Highland. Perfetto, eccoci qua, ragazzi. E esploriamolo un attimo, perché sinceramente non mi ricordo esattamente tutto. E una cosa triste è che in questo gioco non otterremo le scarpe da corsa, quindi velocizzerò anche se non mi piacerebbe, in un gioco creepy perlomeno. Sono andato al Bosco Baccoso ieri, ho sentito degli strani rumori lì, meglio non farlo di nuovo, e invece purtroppo a noi tocca. Ciao tu, classico pepitauro di merda. Che cosa sto facendo qua? Sto cercando bambini scomparsi. No, ok, perfetto, evidentemente. Però il Bosco Baccoso, sai, era da un'altra parte. Sei troppo giovane per prendere... Ma perché? Cosa vuol dire sta cosa? Sei troppo giovane per prendere la nave da solo? E appunto, vedete ragazzi, è molto lento come gioco perché purtroppo non ci sono le scarpe da corsa. Intanto il centro Pokémon è chiuso, presumo, perché appunto sono scomparsi tutti i bambini. Direi di parlare un po' con tutti ragazzi, perché sembra che ognuno abbia qualcosa di interessante da dire. Hai sentito questo rumor? Le persone dicono che ci sia un Pokémon che rapisce i bambini nel Bosco Baccoso. Ma dai, lo so dal 2004, da quando hanno fatto sto gioco più o meno. Giura. Il mio fratellino è andato al Bosco Baccoso 4 ore fa. Avrebbe dovuto portarsi il suo Pokémon, non sarebbe stata una cattiva idea. Suo Pokémon, che se non sbaglio penso sia questo. Hey Slowpoke, dov'è il tuo allenatore? Esatto, sì. Poi giustamente noi che cerchiamo di parlare agli Slowpoke. Sono l'uomo che parlava agli Slowpoke. Un mio amico è andato al Bosco Baccoso e non è tornato. Ok, perfetto. Cioè, no, perfetto no, mi sento un po' merda a dire perfetto. Non devi mai andare nel Bosco Baccoso da solo, perché ci sono i fantasmi lì. Non ci sono i fantasmi, te lo posso assicurare. Non si chiama Bosco Lavandoni o cose simili. Ok, continuiamo a esplorare la città perché tutti ci dicono qualcosa di interessante. Ho comprato questa casa qui perché speravo di vivere in pace. Intanto suonano i telefoni giù. Oggi penso che andrò a pescare. Ok, come non detto, ho appena detto che tutti dicono qualcosa di interessante, questa qua mi dice che vuole andare a pescare. Ipno, 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 ipno. Molto loquace il signore. Un po' di settimane fa mio figlio è andato al Bosco Baccoso. Non so cosa sia successo, ma ora non riesce a smettere di dire ipno. Ho notato, figliolo. Ho figliolo, poi ci avrai 50 anni più di me. Qua otteniamo uno zinco. Comunque, come avete visto, ragazzi, il Pokémon Market e il centro Pokémon sono entrambi chiusi. Uno dall'Infernale Gioia e l'altro da uno Slowpoke, mi sembra giusto. E la cosa interessante è che per ora non ci sono selvatici. Allora, siamo a 7 minuti, direi di proseguire. Raga, purtroppo devo velocizzare, una cosa che non mi piace perché questo è un gioco creepy, però mi tocca farlo perché purtroppo siamo privi di scarpe da corsa. Eccoci qua, tu. Se fossi in te non passerei di qui. Anch'io, se fossi Parmenione, cheat. Vediamo chi la coglie, vediamo quanti storici ci sono tra i miei iscritti. Ok, perfetto. Vi ripeto, non ci sono, e tra l'altro se non sbaglio hanno rimosso pure le bacche. Sì, esatto, è proprio così. Non ci sono appunto Pokémon selvatici. E nulla, allora proseguiamo. Giusto, vi devo dire un'altra cosa a proposito di serie creepy. Madfather, ragazzi. Madfather, come ho già detto a qualcuno che me l'ha chiesto in privato o sul gruppo Telegram dal quale vi invito a passare, purtroppo è un gioco sul quale, diciamo, ho fatto dei salvataggi, ho salvato in maniera sbagliata. Intanto siamo già arrivati da Lisetta, ma prima vi finisco questo discorso. Appunto, per riportarvi i finali, tutti i finali, devo rifarmi da capo il gioco. Non perché il gioco sia fatto male, ma perché sono fatto male io nel cervello.
E nulla, siccome ho tantissimi progetti da portare in futuro per il canale, sinceramente in questo momento farmi 3-4 ore per rifinire Mad Father un'altra volta e portarvi i finali non mi aggrada molto. Sinceramente non ho neanche voglia di spendere così tanto tempo, dato che ne ho poco in questo momento, considerando che devo fare tanti video. E nulla, appunto, spero che mi ritorni la voglia e soprattutto il tempo di rifare Mad Father. E quando ci avrò il gioco pronto ve lo porterò in futuro, vi porterò quei finali che devo portarvi. Tra l'altro uscirà, a proposito di progetti, lo speciale 5.000 iscritti tipo sabato o domenica, non lo so, vedrò quando registrarlo. Comunque eccoci qua. Aiuto, aiuto! Ho trovato un'altra vittima, Ipno. Puoi controllare la sua mente e portarlo alla tua caverna. Vieni, bambino, non avere paura. Sono il tuo amico Ipno, vieni alla mia caverna. Ed eccolo qua che ci sfida. E se non sbaglio questa battaglia qua, ragazzi, non posso vincerla perché appunto livello 100. E come vedete adesso entra in campo il nostro Vulpix che prima non potevamo selezionare. Ok, ci ha messo subito a dormire in malo modo proprio. Ci fa Future Sight. Ok, lo confondo, però tanto adesso, ragazzi, non serve a niente perché lui con Future Sight adesso mi sciotta. Quindi vabbè, velocizziamo sta battaglia che tanto non serve a nulla. Ottimo lavoro Vulpix, sei stato molto utile. Perfetto, abbiamo perso, perdiamo 200 euro. Cioè, poche dollari, non so come chiamarli. Creepy è svenuto, Ipno l'ha portato alla sua caverna sfruttando la sua debolezza. Sì, non ho letto. Ehi, sei nuovo qui? Lascia che io curi i tuoi Pokémon. Ok, perfetto. I tuoi Pokémon sono stati riportati alla salute perfetta. Posso curare i tuoi Pokémon, ma mi piacerebbe... Ma vorrei... Vorrei sapere come scappare da qui. Tutti qui sono ipnotizzati, ma io... Penso che qua volesse dire ma io no. Penso che sia un errore di battitura. Ma io no, quindi non voglio che Ipno mi scopra. Devo fingere, dissimulate, tipo mimare. No, non è mimare, è simulare, ecco, perfetto. Ok ragazzi, tutta sta gente qua, ve lo assicuro, fanno tutti, diciamo che copiano Red in pratica. Cioè puntini, 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 puntini. Quindi, ok, questo qua che gira tipo il collo così è pure inquietante, devo ammettere. E comunque di sottofondo è partita, ovviamente, la canzoncina di Lavandonio. Non sto a parlare con tutti perché sono tantissimi. Adesso vedrete tantissimi personaggi all'interno del gioco. E anche personaggi, diciamo, rilevanti. Prima avete visto Brendan. Qua vediamo il figlio di Hawk, che ovviamente non possiamo portarci via, perché questa croma ha un finale molto particolare, ragazzi. E, ok, adesso sinceramente però non ricordo dove diamine si dovesse andare in questa caverna. Oh merda, sul serio? Sul serio ci siamo anche noi? Non è molto rassicurante sta cosa. C'è pure un'infermiera dal nulla. Ok, mi pare di aver sbagliato strada, mi pare. Siamo a 12 minuti. E boh, non so dove andare. Velocizzo un po', se no dura troppo. Qua avete Brock. Tra l'altro, ragazzi, no, non ve lo spoilero, perché noterete sicuramente che nonostante Ipno rapisca bambini, qua ci sono molti adulti. Ma più avanti scopriremo anche il motivo. Ok, qua c'è Misty, perfetto. Mi dà sui nervi velocizzare sinceramente sti giochi, però obiettivamente poi diventa tutto un po' troppo noioso. E comunque adesso questa scalinata qua presagisce, diciamo, l'arrivo alla nostra destinazione. Quindi siamo molto vicini, appunto, allo scontro con Ipno. E se non sbaglio, esattamente. Ma signori miei, oltre ad andare a 2 all'ora, non so perché, va a 2 all'ora perché sono le scale o va a 2 all'ora in generale? No, ok, va a 2 all'ora perché sono le scale. Signori miei, dovremmo buttarci in questo buco, ma io vi do appuntamento nel prossimo episodio dove concluderemo questa breve acrom. Spero che l'idea vi piaccia, spero che questo video vi piaccia. Fermi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione. Fatemi una colletta per comprarmi un insegnante che mi levi la dislessia. La cosa più creepy in questo video è come ho fatto l'intro finale. E noi ci becchiamo in un prossimo video.